Oggi abbiamo raccontato un pochino come affrontiamo la progettazione nel campo dell'hospitality e analizzando alcuni casi studio e alcuni interventi nel residenziale. Il focus è stato il bagno. La tendenza è quella di aprirlo sulla camera per fare in modo che diciamo, ci sia una fluidità nell'uso della camera e di tutte le sue componenti. E poi soprattutto impreziosirlo e far sì che diventi una vera e propria sala da bagno in cui si ha il piacere di stare e di passare del tempo. È un convegno interessante, la presenza del pubblico è significativa. Allora, il convegno oggi mi è sembrato molto bello, ho notato molto interesse da parte della platea, una platea molto attenta e che mi ha fatto piacere, mi ha colpito tanto come fra una pausa e l'altra tantissimi siano venuti a chiedere maggiori informazioni sul prodotto e sull'azienda. Il convegno è andato bene perché c'è sempre una grande affluenza, le persone che vengono sono ovviamente interessate, sono persone che sono addette ai lavori, quindi abbiamo piacere di parlare con loro, c'è sempre uno scambio interessante quando riusciamo a condividere con loro qualche minuto, quindi sono momenti di incontro, devo dire che poi noi con voi abbiamo fatto altre volte, diverse volte, e sono sempre momenti interessanti. Allora, io l'ultimo che avevo partecipato ero stato a Milano, un ambiente completamente diverso, una realtà diversa, quindi meno affluenza, ma tutte le persone che sono venute sono passate dal nostro desk a chiedere informazioni, quindi questa è una bella soddisfazione, insomma.